Body slam you to the ground. Si può fare arte con diversi strumenti. Cercare lo strumento più adatto per comunicare il pensiero è compito dell'artista, ma a volte gli strumenti non sono solo pennelli o scalpelli, ma le persone stesse e le loro relazioni. Su questo principio lavorano tutti i giorni sul territorio vicentino le cooperative sociali che a loro volta accolgono ragazzi, spesso disabili, in grado però di produrre oggetti di alto valore sociale, valutazione scontata, ma anche di interessante valore artistico, quantomeno pratico. È per riportare in superficie questo secondo aspetto, a torto spesso adombrato dal primo, che è partito 2 anni fa il progetto Social Art, che raggruppa 4 cooperative sociali del Vicentino in un marchio sociale vero e proprio. Questo marchio è quello per far vedere i ragazzi al mondo, cioè praticamente riuscire a comunicarci con l'esterno attraverso i nostri prodotti artistici. La carta è il tema di quest'anno, insieme con la Box, che è un'azienda che produce e vende appunto materiali di hobbistica. Abbiamo sperimentato un prodotto nuovo, innovativo, che si chiama TexArt, che indurisce praticamente qualsiasi materia tu hai in mano, dal tessuto, dalla carta. In questo caso noi l'abbiamo utilizzata nei nostri esperimenti, insomma, e da questo è nato dei prodotti nuovi. Si va dai quadri di polpa di carta proposti dalla cooperativa Verlata, che ha utilizzato la TexArt per costruire e abbellire cornici e lampade. Novità dell'anno è la cooperativa La Goccia, che ha sperimentato invece un riutilizzo della carta da giornale, che ritorta in strisce sottilissime può essere addirittura filata attraverso un telaio come un vero e proprio filo. Tappeti, contenitori e perfino originali gioielli sono il risultato di questa piccola invenzione. La cooperativa Papa Giovanni XXIII invece i quadri diventano tridimensionali e i particolari cartacei emergono dal piano induriti ad arte con una serie di lavorazioni complesse. Scarti di lana e fili di vario genere sono invece gli ingredienti principali per la costruzione di un album ricordo o quadernoni artistici. Insomma, tutti prodotti nati dal riciclo, tecnica etica ma anche simbolica. Il riciclo creativo, lo chiamiamo un po', è quello che tutte le nostre cooperative bene o male cercano di puntare, perché il settore economico è sempre un po' precario, quindi l'innovazione per noi nasce anche attraverso quello che si ha. E l'attività appunto creativa con i ragazzi è quella appunto di dar vita a nuovi prodotti, trasformare quello che era buttato dal foglio di stampa, dal giornale, dalle fotocopie degli uffici, tutto quello che viene buttato invece attraverso la carta, trasformato in un foglio nuovo, in un oggetto che può essere portato, indossato, in un quadro, in una lampada e via dicendo, insomma. La realtà delle cooperative sociali, ora riunite in sinergia sotto il marchio Social Art, raccoglie decine di ragazzi disabili e non in diversi laboratori professionali in cui ognuno può esprimersi secondo il proprio talento. Non si esclude, ecco, si cerca di non forzarli e di capire, perché ogni fase porta a una fuoriuscita di sé, quindi io attraverso anche l'acqua può anche creare una violenza attraverso il ragazzo, magari cerco di fargli fare una fase dove non ci sia l'acqua, un altro invece l'acqua è molto benefica, quindi questi passaggi mi fanno capire anche lo stato d'animo del ragazzo stesso. Ma quest'arte così piena di valori funziona? Sembrerebbe di sì, a patto che la solidarietà giunga ad un sano compromesso con l'attenzione artistica. Vogliamo un po' sfatare, ecco, praticamente quello che è questo mito del disabile che è in un centro solo per passare il tempo. Non è questo. I nostri ragazzi vengono per fare dei lavori, perché c'è anche l'assemblaggio, ci sono dei lavori importanti per conto terzi, ed è molto importante questo, che l'artistico venga fatto sia per il benessere, ma soprattutto anche perché lo riusciamo a piazzare nel mercato, a far crescere sempre più la coscienza che si viene, ma per comprare anche un prodotto che piace. Ecco, questo è quello che noi anche con il marchio Social Art vogliamo puntare.